questo laboratorio teatrale dell'Argenta da un paio d'anni, io personalmente lo seguo da un paio d'anni, in realtà loro lo stanno facendo da molto più tempo, è un laboratorio destinato a persone che nella vita non vogliono fare gli attori o le attrici, insomma, ma che hanno voglia in qualche modo di imparare alcune tecniche che possono essere utili nella vita di tutti i giorni. Hanno voglia, insomma, di migliorare i propri rapporti interpersonali, hanno voglia di vincere le proprie inibizioni, le proprie timidezze, insomma, imparare ad esempio a parlare in pubblico, a porsi in maniera diversa nei confronti degli altri, ad utilizzare le mani, le braccia, il proprio corpo anche per comunicare. Tutte queste cose servono sia in teatro ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. Siamo seguiti già da un paio d'anni da Riccardo, che si è appassionato a sua volta, si è lasciato un po' trascinare anche da noi, mettiamo in scena delle rappresentazioni di carattere per lo più divertente, dove peraltro riscuotiamo un discreto successo senza grosse pretese né grosse ambizioni. Quello che a volte è difficile, che a volte quando non si fa questo lavoro nella vita si ha magari una buona intuizione una sera e la sera dopo la si è persa, quindi è come dire, quello che cerchiamo di fare anche nel corso è quello di imparare a capire che cosa si è fatto di giusto e a rifarlo anche la sera successiva, nella replica successiva, nella prova successiva. Io un momento fa, Teresa, le parole precise. Povero Paolo, se mi dovessero dire non è morto, è cieco, per me sarebbe meglio. Uno dei motivi non secondari che mi ha fatto continuare questa esperienza è stato il fatto che fin dall'inizio, fin dal primo anno, si è creato un gruppo molto solidale, direi quasi anche di amici, che ha reso possibile condividere questa esperienza e maturare insieme. Non è secondario anche il fatto che il nostro regista ha la capacità di trasformare questa individualità in un bel collettivo che ci permette anche, secondo me, di sperare di crescere ulteriormente anche nei prossimi anni. Ho pensato immediatamente di iscrivermi e per inseguire la mia passione sia per il palcoscenico sia per un gruppo di amici con i quali condividere un amore grande seppur di carattere dilettantistico. Cerchiamo di capire come sono i personaggi, come dobbiamo lavorare su questo personaggio e poi quando avremo capito passeremo alla fase successiva che appunto è l'allestimento della scena e quindi si andrà in piedi, si faranno anche i movimenti, si aggiungeranno i costumi, le luci, la scenografia, un po' alla volta, insomma, lo spettacolo si completerà.